35 pagnotte capaci di rappresentare altre tante esperienze solidali e di ricerca di senso. È una mostra speciale quella proposta in questo periodo di festività dalla comunità Villa San Francesco di Facendi Pedavena, da sempre impegnata per i giovani che vivono situazioni di difficoltà sociali e familiari. Un'esposizione dedicata dunque ad uno dei simboli per eccellenza della nutrizione, il pane, e con esso alle tante storie di vita vissuta, in quanto ogni pezzo in mostra proviene da tante realtà sociali, spirituali, associative, missionarie e culturali sparse in tutta Italia. Un pane che assieme ad oltre 100 sali giunti da tutto il mondo simbolicamente raccoglie i profumi della vita, con un obiettivo ben preciso. Esprimere gratitudine a chi attraverso il pane si è dedicato alla vita di ragazzi e giovani in tutto il mondo. La mostra sarà fruibile nel rispetto delle normative Covid al Museo dei Sogni presso la cooperativa Arcobaleno di Vellai di Feltre fino alla fine di gennaio 2022. Le pagnotte saranno poi redistribuite ad altre diverse realtà caritatevoli ed associative che si adoperano per i giovani in difficoltà, condividendo la stessa mission della storica comunità di Pedavena. La comunità da sempre, fin dal 1948, accoglie ragazzi e giovani con difficoltà familiari e personali. Alla fine degli anni 70, agli inizi degli anni 80, la comunità ha allargato lo sguardo anche a ragazzi e giovani con più età, bellunesi, feltrini, trevisani, veneziani, quindi con la difficoltà sempre comunque, se no non si va in una comunità. È un'esperienza solidale che però non intende mai essere privata o locale, vuole essere offerta a chi gradisce incontrarla per il bene del mondo.